Eccoci ancora in questo secondo video dove parleremo ancora di colori. Questa volta trattiamo il tema dei colori neutri, che sono in assoluto i più utilizzati per le realizzazioni, composizioni e documenti di Photoshop. Vi siete mai posti la domanda perché nella maggior parte dei documenti, libri, riviste, ma anche lettere che andate a leggere, non so, curriculum vitae e quant'altro, sono tutti scritti nero su bianco? Voi direte, la prima risposta che ci viene più ovvia è dire, beh, il nero è quello che costa di meno. Sì, è vero, bisogna ammettere che questa sarebbe la risposta più logica, ma non è la sola risposta. È perché giustamente anche il nostro cervello li percepisce come colori neutri. Provate a leggere, non so, 20 pagine di un libro di un nero su un bianco e 20 pagine di un libro, non so, di un blu sul bianco. Vedrete che dopo le 20 pagine del nero la vostra vista non si è affaticata. Invece sul blu la vostra vista, anche se voi non ve ne rendete conto, si affatica. Detto questo, addentriamoci nel soggetto dei colori neutri e perché li definiamo colori neutri e perché sono così importanti. Innanzitutto vedete di fronte a voi che sono dei colori primari, il nero ed il bianco, e sussiste solo un nero ed un bianco come colore primario, quindi il 000 è il nero, il 255 è il bianco. Tutte le altre gradazioni, anche se veniamo a mettere 254, 254 e 254, è già una gradazione di grigio. Il grigio è un colore secondario, qui un po' la comunità grafica si suddivide, alcuni lo definiscono colore primario, altri lo definiscono colore secondario. A mio parere personale è un colore secondario perché è comunque una miscelazione del colore nero e del colore bianco, quindi più bianco aggiungo al nero, più un grigio leggero e sfumato avrò, più nero aggiungo al bianco, pure avrò un grigio scuro. Inoltre, dovete sapere che sulla scala di grigi, se noi attiviamo giustamente il pannello del colore, vediamo già qua rappresentato, come abbiamo visto nel video precedente, il fatto di avere una luminosità dal basso verso l'alto come tonalità di colore e da sinistra verso destra noterete la saturazione. È proprio la stessa cosa, vedete, se noi cambiamo il colore, noterete lo stesso schema che abbiamo visto sul video precedente, ma la scala di grigio è postata sulla sinistra, poiché, come abbiamo visto anche nel video precedente, la scala di grigio è postata sulla luminosità. E infatti, se noi andiamo a cambiare, guardate qui sulla destra, 0, 0, 0, ed è il nero che abbiamo qua, ma se noi andiamo completamente in alto, 255, 255, 255, ed è il bianco che abbiamo qua. Quindi ricordatevi, di nero e di bianco ne esistono solo uno, 000 o 255. Gli altri sono tutte scale di grigio. Inoltre, tutte le scale di grigio hanno sempre il numero uguale, guardate, 116, 116, 116, 213, 213, 213. Qualsivoglia io vado ad aggiungere, anche spostarmi di una gradazione su qualsiasi canale di colore vado a mettere, vedete che ho aggiunto 214 sul verde, questa è già una tonalità di colore che non è più un grigio, è un verde molto 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 pallido, ma non è più un grigio. Per avere una scala di grigio, quindi tonalità di colore grigio, tutti e tre i valori devono essere uguali. Detto questo, addentriamoci su questo documento. Ma a cosa ci servono veramente le scale di grigio? Come ci possono venire in aiuto? Andiamo a rinominare il nostro documento. Ma come ci possono venire in aiuto, dicevamo, il bianco e il nero sul nostro documento? Beh, intanto avete già visto, per esempio, nel video delle curve, dove i mezzi toni sono delle scale di grigio, dove dovremmo levarle, anche questo documento le possiede.
Oppure, non so, vi ricordate i livelli che avevamo giustamente affrontato un intero tutorial dove noi se cambiamo i livelli di nero e di bianco ci fanno apparire ovviamente il negativo? Stessa cosa. Quindi il bianco e il nero ci fanno invertire l'immagine, ci fanno apparire il negativo per poi lavorare su alcuni campi del documento. Ma servono anche, per esempio, per accentuare o attenuare i dettagli di un oggetto. Questo lo vedremo tra un attimo. Ma servono anche, per esempio, per le maschere. Stiamo affrontando proprio le cose più, come ho detto nel precedente tutorial, un'infarinatura molto leggera, ma per capire che il colore bianco e nero sono veramente quelli più utilizzati. Per esempio, se noi andiamo adesso ad attivare la maschera su questo documento, vedete che abbiamo il bianco sulla maschera e ovviamente io vedo tutto il documento, ma se io inverto la maschera, vedete che il nero mi nasconde tutto il documento. Ovviamente ora sappiamo già che quindi il nero e il bianco non sono solo delle tonalità, o diciamo, se possiamo definirle, tonalità comunque di colore che ci aiutano a migliorare il nostro documento, come la luminosità, le maschere e quant'altro. Sono proprio dei veri parametri per poter poi elaborare i nostri documenti. Infatti, se volessimo, per esempio, andare a mettere un grigio un po' più levile e andare a prendere un gradiente e cliccare sulla maschera di livello, noi potremo andare a creare un gradiente e noterete che vedete che il nero nasconde e il bianco rivela. Quindi vedete che ci permettono veramente di spaziare sulle nostre immagini e elaborarle come noi desideriamo. Per esempio, come abbiamo detto prima, questo è un semplice documento con 3 stelle. Proprio molto grezzo, però se noi andiamo ad aggiungere per esempio un livello e andiamo, non so, questo a riempirlo di bianco, questo livello, noterete che perdiamo del contrasto sulle stelle, quindi abbiamo meno risalto. Invece, se noi andiamo sul nero, ovviamente abbiamo più risalto sulle stelle, sono più accentuate. Quindi vedete che anche sia il nero che il bianco possono attenuare o accentuare la nostra attenzione su un tale oggetto o su una parte di documento. Su questo documento dovremmo veramente scegliere forse una gradazione leggermente meno intensa di bianco per poi andare a scegliere ovviamente la sfumatura e creare, non so, una sfumatura e forse avremo qualcosa di più coerente sul nostro documento. Infatti questo è già molto molto meglio e sembra veramente che siano adagiate su un piano. Quindi vedete solamente con una piccola infarinatura dei colori bianco e nero quanto possiamo spaziare sui nostri documenti. E sono, ripeto, in assoluto i colori più importanti ed utilizzati per la realizzazione dei documenti, soprattutto per la stampa. A partire dal prossimo video parleremo giustamente delle regolazioni. Partiremo con le regolazioni di colore della seconda categoria delle regolazioni.